Presentato a Palazzo Lascari si Calenda Esercito 2014, che quest'anno dà voce a bambini figli di soldati con i loro disegni, ai quali si aggiungono i commenti di Geronimo Stilton. Stampato su carta ecologica, è un'operazione a bassissimo costo che rappresenta una rottura con il passato. I vertici dell'esercito sono stati accolti a Palazzo Lascaris dal presidente e dal vicepresidente dell'Assemblea, Valerio Cattaneo e Fabrizio Comba. Il calendario di quest'anno vuole proporsi come un modo per creare un collegamento diretto ed immediato tra i piccoli, tra il nostro futuro e la nostra realtà, ponendo queste due realtà a diretto contatto, facendole interagire in modo che entrambe queste realtà si possano arricchire. Come mai questa realtà ti ha colpito così tanto? Intanto ho tantissimi amici nell'esercito e sono andati a fare tante missioni, Iraq, Afghanistan. La capacità che ha l'italiano di creare empatia è unica, ma poi lo si legge nel calendario. Io penso sempre che un bambino non ha freni, non ha strutture, no? Ha quello che vede, che sente, è una spugna, quello che prende trasmette, e se tu sfogli il calendario le immagini sono di persone che sorridono, di persone che sono lì felici di essere lì perché stanno cercando di dare una mano ad altri bambini o a popolazione.